Morta. Nucle. Con. E Dionos. Il gormita più carino di sempre. Ho detto che ci schiaccerà come insetti. È adorabile, posso tenerlo? La prova sta per iniziare. Andiamo, non possiamo combattere contro Cosmire. È evidentemente l'essere più innocuo del mondo. Wow! Ok, forse non sarà il più innocuo, ma è comunque il più carino. Frizzamento! Wow! Cosa farebbe un vero tempestoso? Lo so! Sparare più in fretta! Come dici? Non essere scrupoloso! Usa il tuo istinto! È lo stile tempestoso! Yeah! Frizzamento! 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 Quel mecha sa come muoversi! Mecha tempesta! Sottobo! Ho detto una possibilità su 100? Mi ricorreggo. Una su 1 miliardo. È molto potente e molto veloce. Quindi dobbiamo essere molto più veloci. Spariamo un sacco di frecce tutte nello stesso momento. Sembra davvero molto tempestoso. Yeah! Freccia vento! Scudo di luce! Benvenuti nella mia umile dimora. Prima di iniziare la prova, è bene passare per le presentazioni. Il mio nome è Kionos, guerriero mecha del ghiaccio. Sono onorato di conoscerti, Kionos. Il mio nome è Ikor, guardiano del ghiaccio. E io sono Ikalos, guerriero gormita del ghiaccio. Loro sono tra i guerrieri più intelligenti di Gorm. Il loro combattimento sarà sicuramente epico. Intendi di sicuro noioso. Le regole del combattimento saranno le seguenti. Attaccheremo a turno. Vincerà chi espellerà per primo il proprio avversario dall'arena. Finalmente una prova come si deve. Sarei onorato di partecipare al primo turno, maestro Kionos. Sarà fatto, compagno d'armi. Doppia mega bufera! Un doppio attacco! Manovra di evasione 42B! Beh, cosa c'è di così divertente? Era scontato. La
doppia mecha bufera! È una tecnica Kionos di livello 1, me la ricordo dalla scuola. Congratulazioni, giovane guardiano. Vedo che hai familiarità con le mie tattiche. Tocca a te. In questo caso il livello 1 non sarà sufficiente. Icalos, useremo una tecnica Kionos di livello 2. Sicuro di riuscire a controllarla? Io, sì, devo farlo. In tal caso... Onda gelida impetuosa! Wow, che succede? Il suo attacco accelera ogni volta che colpisce le pareti di ghiaccio. A Icor serve una concentrazione sempre maggiore. Splendida tecnica, guardiano. Hai dimostrato la tua padronanza del livello 2 con grande abilità. Grazie. Ti trovo estremamente rapido e intuitivo, ma non c'è bisogno che ti trattieni. Prova a usare tutte le tue forze. Sei sicuro, giovane guardiano? Ricorda, se oggi non riuscirai a sconfiggermi, non sarò in grado di aiutarti. Queste sono le regole. Ci risiamo con le loro regole noiose. Caspita, ma che bella coppia di smidallati! E io dovrei sfidarli! Ma che accidenti! Fammi indovinare, il vero guardiano del fuoco non poteva venire e ha mandato il suo fattorino? Ehi! È l'esatto opposto di ciò che mi aspettavo. Beh, tu sei l'esatto opposto di un gormita affascinante. Il guerriero Mecha ha appena detto a Saburo che è brutto. Non mi sorprende che una creatura del fuoco non conosca le buone maniere. Guardate questi due zucconi! Mi fissano come stoccafissi! Ehi, bestione! Modera il linguaggio! Conosci le regole, fattorino! Se abbandoni l'arena, perderai! Se sono io a fuggire, vincerai! Ma non credo che possa succedere! Boom! I suoi boom mi stanno dando sui nervi! Non voglio starmene qui ad ascoltarti solo perché è la mia prova, sai? Io potrei... Mega fiamma! Riff, concentrati! Ehi, non ero pronto! Sembrate due minuscoli e puzzolenti! Morkogon! Morkogon? Beh, allora tu sei un... sei un grosso ammasso di rifiuti! Riff, concentrati! Taglio fiamma! Più fiacco di una puzzetta dei Morkogon! Mega fiamma! Alla faccia tua? Beh, alla spalla tua? Boom! Oh sì? Beh, anche tu sei brutto! Riff, devi concentrarti, altrimenti... Mega fiamma! Taglio fiamma! No, grazie! Eravate a un passo! A un passo dall'annoiarmi a morte! Boom! Riff, guarda! Lo so, che sbruffone! No, guardagli la schiena! La schiena? Ogni volta che Nucleor dice boom, si volta di schiena. Ed è lì che ha le riserve di energia. Dobbiamo colpirle. Concentrati al massimo, non appena Nucleor si mette in posa. Ok, mi concentro. Il ragazzino dai capelli arancioni si è appena beccato una ramanzina dal suo grosso e bruttissimo amico. Che c'è? Voidus ti ha preso la lingua? Oh, ho capito! Non sai nemmeno parlare perché sei un minuscolo e puzzolente Morkogon! Questa sì che è bella.
Salve, guardiano. Sono Motak, il mecha Gormita che è stato assegnato al Regno della Roccia. Motak sembra imbattibile. Ci penso io. Pronto a combattere? Penso di sì. Vai, Trek, vai! T-R-E-K-Trek! Guerriero Gormita, affrontami e mostrami quanto il tuo guardiano sia valoroso. Un mecha Gormita? Credevo fossero scomparsi per sempre. Le regole. Un passo fuori dall'arena e hai perso. Se invece resti all'interno dell'arena, vinci la sfida. Che lo scontro abbia inizio. Credi che riuscirai a buttarmi fuori dall'arena? La roccia non si muove, Mecha, giusto, guardiano? Esatto, la roccia resiste e vince sempre. Che la prova abbia inizio. Al 200%. Aumenta quello che vuoi, Mecha. La roccia resiste e vince sempre. Visto? Non puoi spostarmi. Sì, T-R-E-K-Trek. E ora staremo proprio a vedere come te la caverai contro pura energia, Mecha! Eh? Aspetta, ma che succede ora? La mecha energia si lega a qualunque altro tipo di energia, rendendole così molto più potenti. Non dovresti servirti di ciò che non puoi controllare. Ricevuto! Mecha Valanga! No! Onda di razza!